Buongiorno e benvenute in un nuovo video. Oggi voglio andare a dare una riordinata abbastanza veloce, una pulita super veloce alla zona studio, proprio qui sopra di me, dove tengo il computer. Ormai sapete che da circa 3 mesetti, perché più o meno da inizio di dicembre, ho portato definitivamente il computer sul soppalco più piccolino. E visto che ancora non vi ho fatto vedere questo angolino della casa, ne approfitto e ve lo mostro in questo video, così allo stesso tempo vado a mostrarvi i prodotti che utilizzo per pulire il soppalco, più che altro il pavimento, e do una riordinata velocissima alla scrivania, perché prima ho fatto il gel alle unghie, quindi ci sono un po' di prodotti in giro che voglio organizzare meglio, e dopo faccio il mini tour dello studio. Che poi mi sono resa conto di chiamare studio sia questo dove tengo il computer che la stanza che al momento in realtà non utilizziamo in nessun modo se non per alcune mie cosine, e quindi anche quella stanza la chiamo studio. Tra l'altro vi ho messo un video forse la settimana scorsa, che vi lascio, non mi ricordo dove, se qui o qui, comunque forse qui nelle schede, dove vi faccio vedere come vado a riordinarlo, perché era incasinato. Adesso è bello in ordine. Tra l'altro voglio provare a fare un po' di spostamenti ascoltando i vostri consigli, però di questo ne parliamo in un prossimo video, e oggi ci dedichiamo al soppalco. Vorrei farvi vedere i prodotti che utilizzo per pulire, ma c'è qui una piccolina che sta giocando con le mie calze. Poi mannaggia a te, qui con queste unghiette mi tiri tutti i fili del maglione, sempre. Succede sempre così. L'ultima volta che siamo andati dal veterinario gliele ho fatte accorciare. In confronto, Gioia praticamente non le ha, anche perché lei cammina tantissimo, la portiamo tanto a fare le passeggiate, in realtà anche lei adesso sta iniziando, quindi Gioia le consuma. Lei invece un po' cammina, un po' vuole stare in braccio, quindi ancora non si sono limate per bene, quindi mi tira tutti i fili. Vediamo adesso se si mette tranquilla. Gioia sta dormendo nella sua cuccettina. Lei invece è qui che vuole giocare con i miei piedi, vero? Quali sono i prodotti che utilizzo per pulire il soppalco, o meglio, per pulire il pavimento? Sapete che, magari no, però l'ho già detto, qui sul soppalco abbiamo il legno, è proprio il parquet, e cosa utilizzo per pulirlo? Raramente uso l'aspirapolvere, nel frattempo è arrivata Gioia, perché non voglio andare a segnarlo troppo, quindi cioè, lo utilizzo anche quello, più che altro utilizzo il folletto di solito. Però per le pulizie quotidiane veloci vado a passare sempre lo Swiffer. Questo in realtà è quello indicato, è il panno indicato per, non so perché io l'abbia preso, ah sì, per le scale, per questi gradini bianchi. Che passo anche nel resto della casa, mentre invece questi specifici per il legno li utilizzo proprio sul pavimento, su questo pavimento in legno, e uso questi, che adesso questa è la confezione nuova, mi trovo bene, mi piacciono, e ovviamente il mitico Swiffer. Mentre per il pavimento utilizzo, ultimamente mi sto trovando molto bene con questo qui, della Emulsio Naturale, indicata proprio per il parquet. Questo è pronto all'uso, quindi, come dice proprio la confezione stessa, si può mettere il detergente direttamente sulla superficie. Quindi io vado semplicemente a mettere un pochettino di prodotto in una zona del parquet, passo il panno e solitamente utilizzo questo della Vileda e vado a pulire il mio pavimento. A volte utilizzo anche quello della Folletto, però ultimamente sto avendo problemi, come vi ho già detto, con il panno che non sta bene attaccato, quindi mi trovo bene ed è anche più veloce farlo in questo modo, proprio perché questo è molto più leggero del lavapavimenti, e per la zona, specialmente là sopra, che non è molto molto grande, riesco a gestirmi meglio. Mentre per le superfici, o come in questo caso per la scrivania, mi trovo molto bene ad utilizzare questo prodotto, il Pronto con Aloe Vera, anche questo specifico per legno, che spruzzo direttamente o sulla superficie o sul panno, anche se so che in realtà è meglio spruzzare il prodotto sul panno e non direttamente sulla superficie. Però tante volte mi viene
più distinto mettere il prodotto sulla superficie, non so perché, però so che è corretto metterlo in realtà sul panno. Comunque con questo prodotto mi trovo molto bene, tra l'altro è anche quasi finito, quindi dovrò andare a comprarne uno nuovo. Detto questo, saliamo, iniziamo le pulizie del piccolo studio, del piccolo soppalco. Ho provato ad accendere questa candela, ma mi sono resa conto che ormai agli sgoccioli praticamente si è già spenta. Quindi cosa faccio per non buttare la cera che è rimasta? Metto il barattolo in freezer un quarto d'ora, così poi riesco a staccare la cera dal vasetto in vetro e la posso utilizzare come brucia essenza, per intenderci tipo con le tarte della Yankee Candle, così non vado a sprecare niente e utilizzo tutta la candela. Quindi niente, adesso vado a richiuderlo momentaneamente, la lascio qui, dopo vado a metterla in freezer. Ho finito ufficialmente di pulire e riordinare lo studio. Adesso vi faccio vedere come ho deciso di organizzare la scrivania. Per arrivare allo studio abbiamo fatto fare queste scale super moderne che ci piacciono molto, con i gradini in legno bianco e con la ringhiera in vetro, che rifarei altre mille volte perché mi piace molto. Ho alzato le tende così entra più luce, e una volta arrivati qui, questo è il soppalco. In realtà non è una zona enorme e mi piace proprio per questo, perché è molto piccola ed accogliente per quanto mi riguarda. Abbiamo sfruttato l'altezza della torretta e ci siamo creati questo piccolo angolino che devo dire mi piace molto.
Qui abbiamo fatto mettere il condizionatore da parete perché in estate qui sopra fa davvero tantissimo caldo, quindi abbiamo deciso di mettere un condizionatore per rinfrescare un po' questa zona della casa. Poi qui nell'angolino ho messo semplicemente questa scritta news, questo portarivista, dove all'interno ci sono dei cataloghi di arredamento di Maison du Monde, se non ricordo male, che ogni tanto mi piace andare a sfogliare. Poi in questa nicchiettina, diciamo, abbiamo messo la scrivania, non è su misura perché comunque non la volevo che arrivasse fino a filo vetro, filo della ringhiera, però è comunque una scrivania, come potete vedere, per due persone. Infatti abbiamo messo poi le due sedie, anche se in realtà questo angolino lo uso praticamente sempre e soltanto io. Infatti si può vedere che c'è un po' di rosa perché sti alla fine qui non viene praticamente quasi mai, in quanto quando è a casa preferisce non lavorare al computer, come giusto che sia. Poi di qui invece, diciamo sulla ringhiera in vetro che poi si affaccia sulla zona divano, ho messo semplicemente in questo angolino questa cesta di Maison du Monde con all'interno una coperta, perché adesso inizia ad arrivare la bella stagione, quindi non ci serve più, però per non eliminarlo definitivamente l'ho messo, cioè definitivamente insomma per questi mesi l'ho messo qui, e devo dire che mi piace molto. Questo, come si può ben intuire, è il mio angolino dove praticamente edito tutti i video che poi vedete sul canale. E qui sulla sedia, non so se le intravedete, ci sono le cuffie perché le utilizzo sempre quando sto editando per non disturbare. Qui nell'angolino invece ho messo dei planner settimanali, questo che sto utilizzando e questo invece che è ancora nuovo. Qui c'è questo scaldavivande che si collega al computer, questo pandino si scalda e quindi tiene bella calda la tazza di tè, insomma di caffè. Poi, beh, ovviamente il mio computer amatissimo. Poi qui nell'angolino accanto al computer ci sono questi contenitori con all'interno un po' di penne colorate, evidenziatori, tutti molto colorati, dei colori pastello. Questo contenitore a forma di gelato sicuramente me lo chiederete in tantissime, ma l'ho presi anni, anni, anni fa da Tiger. Questo sempre da Tiger, ma anche questo anni fa. Questo invece l'ho preso su Westwing lo scorso anno, e qui tengo tutte le mie penne e gli evidenziatori che mi servono, insomma, per programmare la settimana e prendere tutti i miei appunti. E mi piace farlo utilizzando questi colori. Poi in quest'altro angolino invece ho messo, cioè c'è il computer di sé, un'altra sedia, e sulle sedie ci sono questi cuscini con questa fodera bella morbidosa in grigio scuro ed è super comodo. Poi qui ho acceso la candela, alla fine ho cambiato quella che era finita e ho messo questa, sempre di Bath & Body Works, al profumo di limone menta. E l'ho accesa forse da una decina di minuti, c'è già un profumo buonissimo qui sopra. Poi qui ho messo questa stampa di disegno che prima era nello studio e l'ho portata qui sopra perché ho voluto nascondere questo vasettino, questo contenitore dove all'interno ci sono tutti i prodotti che mi servono per fare lo smalto alle unghie, per farmi il gel. Però così non mi piaceva molto a vista come ci stava, in quanto questo è un vasetto quindi non ha il coperchio. Ho spostato qui sopra questo poster, così nasconde, diciamo, i prodotti per le unghie, però all'occorrenza li posso prendere in velocità, anche perché questo lavoro di solito quando le faccio qui davanti al computer mentre magari guardo o una serie TV oppure dei video su YouTube. E poi qui nell'angolino, visto che in tantissime me lo chiedete molto spesso, ho questa lampada che prima era nello studio, poi ho portato qua, insomma faccio un po' girare le cose. Questa lampada l'ho presa su Westwing Now, quindi se andate nella sezione lampade da tavolo sicuramente la trovate ancora. Ha il paralume bianco e la base invece oro rosa, che trovo si abbini perfettamente anche con la cornice del poster. E nulla, in sostanza questa è la scrivania, come l'ho organizzata, come ho sistemato le cose. Devo dire che mi piace molto, e questo angolino secondo me è proprio perfetto
adatto per i computer, almeno per il momento, poi un domani vedremo, ma per ora trovo che sia proprio l'angolino perfetto per editare video. E con questo, ragazzi, è tutto. Vi ho fatto vedere questo angolino che, come vi dicevo, non è grandissimo, in realtà non so neanche esattamente le misure di questo soppalco. Sarà, io penso, un 2,5 metri così a occhio per 2 metri, una cosa del genere, sì, più o meno. E lo trovo davvero molto, molto carino come angolino e sono stata contentissima di aver preso la decisione di far fare, insomma, questo soppalco che inizialmente, quando la casa è stata costruita, non c'era e l'abbiamo fatto 2 anni fa, sì, ormai 2 anni fa. Tanto di voi mi chiedono: la ringhiera in vetro è comoda, è pratica, la rifaresti? Assolutamente sì, 100.000 volte. Mi piace molto, trovo che sia molto moderna, dalle linee pulite. E poi mi chiedete: si sporca? Personalmente non troppo, perché comunque abbiamo, cioè non mettiamo le mani sulla ringhiera, ci cioè evitiamo di farlo e quindi non si sporca molto, se non un pochettino di polvere, ma che passo velocemente. Non la passo tutti i giorni, non la passo neanche una volta a settimana, la passo forse un paio di volte al mese, proprio perché non ci sono mai ditate, quindi ve la consiglio assolutamente sì. Se avete bambini, forse le ditate ci saranno un pochettino di più, ma fa niente. Secondo me, la ringhiera in vetro merita tantissimo, specialmente in un ambiente così, anche perché la cosa che mi piace molto è che posso vedere il soppalco, insomma, mi posso affacciare, posso vedere il resto del soppalco più grande ed è una cosa che personalmente a me piace molto. Tra l'altro, adesso vi faccio vedere Mocha e Gioia che sono qui giù, che stanno giocando. Per farvi un po' capire quello che intendevo prima, se ci fosse stata una ringhiera, nel frattempo, guardate là, se ci fosse stata una ringhiera, non dico chiusa completamente, ma un muretto, comunque una ringhiera classica, sicuramente non si avrebbe questa impressione di spazio aperto è ancora più grande, cosa che dà il vetro. Il vetro e gli specchi ingrandiscono tantissimo un ambiente. E qui sotto potete vedere le piccoline che adesso stanno giocando. Comunque hanno legato tantissimo, ormai sono sempre insieme. Mocha è diventata praticamente l'ombra di Gioia. E con questo è tutto, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato qualche ispirazione per magari organizzare uno studio all'interno della vostra casa o comunque pensare di farlo. Poi vi dico un'altra cosa e poi chiudo il video. Alcune ragazze, non tante, un pochettino di persone mi hanno detto: cambia tipologia di video, non fare sempre questi, ad esempio The Sims. The Sims era un genere di video che pubblicavo molto volentieri, è un gioco da PC che mi piace molto, ancora adesso ogni tanto ci gioco quando ho un po' di ore per poterlo fare, però ultimamente gli ultimi video che ho pubblicato, penso ormai lo scorso anno, non erano più visti volentieri. Comunque non era un genere di video che veniva visto tanto. Ecco perché non li sto più facendo. Lo dico alle ragazze, le ragazzine che ogni tanto me lo chiedono. Per questo motivo, perché vedo che comunque questo genere di video dedicati alla casa piacciono molto, vengono visti molto volentieri e ricevo davvero, ragazze, tantissimi messaggi in direct dove mi chiedete qualche consiglio, comunque qualcosa dedicato alla casa. Puntualmente ogni giorno una decina di messaggi dedicati alla casa li ricevo sempre. Quindi vuol dire che questo argomento vi piace. Ormai questo genere di video piace tanto anche a me. Anni fa avevo altri interessi, altre passioni, diciamo così, ero più piccola, quindi ancora le cose dedicate alla casa, alle pulizie mi interessavano poco. Ora sono quasi verso i 30 e quindi un po' le mie
le mie passioni e i miei interessi sono un po' cambiati, come è giusto che sia nel crescere, e per questo motivo ormai vedete tanti video dedicati alla casa, all'organizzazione, alle pulizie e quant'altro. Spero comunque che vi piacciono, continuerò a farli, ma dei vostri messaggi mi pare proprio che sia un genere di contenuto che vi piace molto, quindi sono contenta di continuare a farli. Se il video vi è piaciuto, spolliciate ed iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi video che caricherò. Un bacione, a presto, ciao!